Su Ali per viaggiare trovi un'ampia selezione dedicata a foto, mappe e consigli per il tuo viaggio. Scopri nuove ed affascinanti mete. Visita il nostro sito. Ciao a tutti, eccoci questa domenica ottobrina. Siamo in zona Lago Maggiore. Oggi visitiamo la Rocca di Angela. Abbiamo appena posteggiato, adesso facciamo l'ingresso per visitare questa rocca splendida. L'ingresso della rocca, bella imponente come potete vedere. È una rocca che abbiamo visto mille volte passando sul Lago Maggiore, ma che negli anni non abbiamo mai visitato. E oggi? Diciamo che la giornata si presta e oggi la visitiamo. Ok, avanti, guidaci tu. Lady Amalia, wow! E tanta roba qua, e seguite, guardate l'espressione di Lady. No, oh mamma mia, signori, non, allora, immaginavo che fosse bello, ma effettivamente è bellissimo. Peccato che adesso in questo momento il sole è di fronte a noi, quindi le acque del lago sono illuminate e si vede poco. Beh, c'è foschia. Però il panorama è bellissimo. Sì, ho fatto il biglietto, adesso facciamo la messa di sale. La giornata è azzurrissima, ma che l'abbiamo beccata proprio bene. Sì, è andata bene. E la rocca è... è immensa. Mascherina, e sempre ricentriamo nella stanza le bambole del mondo. Questa è una pecocane, pecora, mucco cane, non si sa cosa. È un qualcosa. Il panorama offerto dalla Rocca di Angela è veramente meraviglioso. L'ho detto anche oggi, dai, su. Arona dall'altra parte del lago. Rocca davvero imponente, guardate che meraviglia. Thank you.
aspettiamo un giro perché abbiamo sbagliato il giro delle valvole. Quindi ricominciamo da capo. Vediamo solo dove e vediamo. Sale bellissime. Sì, veramente, il pavimento è lucidissimo, sembra scivoloso, invece non lo è. Non so, è cotto, ricotto, non lo so, sembra ricoperto di una patina di lucido. A meno che non l'abbiano protetto con qualcosa. Bellissima sala affrescata, sala della giustizia.
siamo ancora in cima, però è già un bel vedere, vista sempre più spettacolare sul lago. Guardate, peccato che, ripeto, è foschioso, però si vede benissimo il lago e la città di Arona. Si sale ancora verso la cima della torre, sempre imprese difficili per noi che soffriamo di vertigini. Si continua a salire, adesso nel buio, piccolo, stretto e rettuso. Adesso siamo sulla torre. Il panorama è spettacolare, vero Ta? Mamma mia, è bellissimo ragazzi. Lago Maggiore e il borgo di Angera dall'alto. Il castello e il borgo di Angera. Lago Maggiore illuminato dal sole, che ormai è quasi arrivato all'apice del suo percorso. E la giornata che comunque rimane freschina. Andiamo dalla grata, entriamo nella catacomba. Questo angolo è veramente, veramente bellissimo, suggestivo. Anche giardini, bella, 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 bella visita, bella rocca, bello scorcio, bello tutto, bella anche il museo delle bambole. Il prezzo del biglietto non è economicissimo, 12 euro, ma per quanto offerto sinceramente direi che ne vale la pena e abbiamo visto di peggio. Visita finita. Adesso torniamo e andiamo a mangiare qualcosa. Esatto. Siamo sul lungolago di Angera e adesso facciamo due passi dopo aver fatto il picnic sul lago, bellissimo. Adesso facciamo due passi sul lungolago di Angera. E se il video vi è piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo
quando pubblicheremo un nuovo video riceverete la notifica.